Benvenuto al Teatro dell'Opera di Roma. E così, una riflessione su che cos'è circuito musica, e mi viene da pensare che è un po' come, anche come un teatro, dove in questo momento siamo prima dello spettacolo, quindi tra un po' entrerà il pubblico, ci sono già gli addetti ai lavori, ci sono chi sta accordando gli strumenti, quindi magari scambi tecnici fra colleghi. E poi magari il logionista che aspetta di fischiare il tenore, o intanto di là c'è il direttore che si prepara, al quarto piano ci sono i ballerini che stanno preparando il prossimo balletto. E così è un po' circuito musica, insomma, fra pubblico di appassionati, pubblico di esperti, di tecnici, gente che viene per la prima volta a vedere uno spettacolo. Lo stesso spettacolo magari è stato preparato per 2 mesi dal direttore d'orchestra, 1 mese dai cantanti e 20 giorni per l'orchestra. E dipende sempre da vari livelli, insomma. E tutto questo fa lo spettacolo, tutto questo fa l'opera e tutto questo può fare il circuito musica. Sono stato coinvolto e interessato al progetto di circuito musica, penso quasi dall'inizio. Mi sono fatto fare il sito e mi interessava il fatto che fosse fatto da musicisti per musicisti, quindi una cosa molto specifica e non fatta da amatori che si interessano di informatica, ma da musicisti. E la cosa, devo dire, ha portato i suoi frutti, perché i musicisti apprezzano un linguaggio che per loro è stato creato e almeno a me è servito molto per aprirmi il giro. Mi è capitato ultimamente di andare anche in Sud America e persone che magari anche non leggono lo spagnolo, però sono entrati nel sito in italiano e in inglese e mi hanno conosciuto per questo, insomma, quindi la comunicazione fatta bene paga tanto. E anche il fatto che il sito è visibile anche cliccando il mio strumento, non per forza cercandomi per nome, vuol dire che è distribuito bene, segnalato bene su Google, e di questo ne sono contento. Il vantaggio di portali come Circuito Musica sono interessanti perché a oggi la comunicazione sappiamo quanto è importante, lo è sempre stato, ma oggi il mondo è sempre più piccolo, quindi avere strumenti che in poco tempo puoi raggiungere tanta gente, già di appassionati, già di detti lavori, è un grande vantaggio. Grazie, Circuito Musica.